Tutti e benvenuti in Italian Truckers. Oggi guarderemo come si svolgono le giornate dei nostri amici. Buona visione! Buongiorno, io sono Luca e oggi partiremo insieme per un viaggio un po' particolare, diciamo che un viaggio lungo, dai. Ho fatto una presa nel nord Italia, domani un'altra nel nord Italia e poi attraverseremo insieme 8 stati, toccheremo 2 continenti. È un viaggio intercontinentale, proprio definito così. E niente, attraverso Trieste scenderemo nei Balcani, entreremo in Bulgaria, poi attraverseremo tutta la Turchia, da occidente ad oriente, la Turchia il primo stato del Medio Oriente, e poi invece che proseguire la rotta medio orientale devieremo e entreremo nel Caucaso, negli staterelli che componevano l'ex Unione Sovietica, il gigante sovietico. Niente, spero che questo viaggio sia molto interessante per voi come lo è per me e niente, che vi divertirete guardando queste 4 immagini e le 4 spiegazioni che, insomma, per quanto poco io posso darvi. Mi piace molto, oltre al termine camionista, autista, in questi casi, navigatore di terra mi sembra il adatto. Buona visione! Luca oggi ci porta in un viaggio molto particolare, iniziando da Fernetti, la porta europea sull'est. Autoporto di Fernetti, venerdì pomeriggio. Pronti per la partenza. Io, Luigi. Come vedete, abbondanza di targhe turche, est Europa, con la rara eccezione dei camion bianchi e rossi. Buongiorno a tutti e buona domenica. Sono le 6:20 di mattina e adesso ci prepariamo ad andare a prendere il camion in Piazzale, che è a circa 40 minuti da qui. Attraverseremo la città in macchina. A dopo. Andrea invece oggi ci farà vedere il suo lavoro in Australia, dove vive da qualche anno. Buongiorno a tutti, qui sono le 8 e vado a agganciare i primi 2 rimorchi, sono qui nel magazzino di Brisbane. Oggi andrò su con 3 rimorchi, i primi 2 li carico qui e li aggancio anzi qui, il terzo mi aspetta già in una strada dove si può viaggiare con una lunghezza superiore a 26 metri. Nel corso del viaggio vi spiegherò come funziona qui con le autorizzazioni per viaggiare in Australia su strade con più di un rimorchio. Buongiorno a tutti,
importante qui in Australia è usare la tipologia di tabelle per il mezzo che si porta, onde evitare di incappare in multe. Ad esempio, quando si ha un rimorchio con le scritte long vehicle, ma sia un rimorchio solo, bisogna nascondere almeno una parte della scritta appunto long vehicle. E quando si ha appunto sia più di due rimorchi per 26 metri deve essere disposta la scritta long vehicle. L'Australia è ben conosciuta per le sue leggi ferree, ma torniamo ora da Luca, che sta lasciando Fermetti. L'interporto di Trieste-Fermetti è un complesso intermodale situato nel comune sparso di Monrupino, nell'area posta in prossimità del confine italo-sloveno di Fermetti, costituendo anche un'area retroportuale di supporto ai terminal marittimi dei porti di Trieste e di Monfalcone, ai quali è collegato da una infrastruttura stradale e da una linea ferroviaria. La sua inaugurazione risale al 1972. Posizionato lungo la direttrice Baltico-Adriatico-Mediterraneo e lungo la direttrice del corridoio multimodale che congiunge Barcellona a Kiev. Ecco, stiamo attraversando la Vojvodina, regione agricola della Serbia, e qua siamo ancora in Croazia, è divisa da una e dall'altra, e presto arriviamo a un confine e lasceremo l'Unione Europea. Siamo arrivati a Belgrado, in Serbia, la capitale della Serbia, e adesso ripasseremo sopra il Danubio, il grande fiume Dunav in serbo. Il Danubio è un fiume dell'Europa centro-orientale. Con 2860 km è il secondo corso d'acqua più lungo del continente, dopo il Volga. Ecco in lontananza il ponte e adesso attraversiamo il Danubio. È il più lungo fiume navigabile dell'Unione Europea. Anche se è distante come lunghezza dai maggiori fiumi mondiali, ha comunque un primato, quello di bagnare più nazioni, 10, anche se la Moldavia per appena 570 metri. Nell'ordine si tratta di Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldavia e Ucraina. Dai, siamo partiti questa domenica mattina, ora come ho già detto andiamo a prendere questo terzo rimorchio, lì ci sarà un altro della compagnia per cui lavoro, una ragazza, Joy, e non lo so se lei parte prima, se sarà lì, se dovrà arrivare, so che troverò i documenti nel rimorchio e poi da lì partirò. Come dicevo, non è che ovunque qui si possa girare con tutti i rimorchi ovunque, ci sono delle strade determinate e delle strade con dei permessi per determinate lunghezze e altre no. Qui attorno a Brisbane ci sono 26 metri quasi ovunque, eccetto qualche raro caso, e poi 30, che poi almeno 30, dovrebbe essere 34 metri che sarebbero, ad occhio sembrano di road train, ma non sono, perché non sono classificati tali, perché hanno il timone del dolly più corto, quindi essendo più corto rientra dentro i 36 metri e sono classificati super B. Sembrano comunque di road train a tutti gli effetti, perché appunto hanno due semirimorchi da 40 piedi con un dolly in mezzo.
e se ti beccano a circolare in strade dove non puoi circolare con quel determinato agganciamento che hai, sono $600 di multa e però 0 punti, almeno quello ci salviamo. To go. Siamo a Nish, bivio storico del trasporto, dritti Grecia, Gheorghelia, Macedonia, anzi Macedonia, Gheorghelia, Grecia, e a destra Bulgaria, Sofia, le rotte del Medio Oriente. Per raggiungere la Turchia ci sono diverse alternative e una di esse è caratterizzata dall'utilizzo di strada e mare. Le altre alternative sono via strada con la diversificazione delle tratte, ovvero attraverso la Bulgaria che ti porta direttamente al confine turco o via Grecia, leggermente più lunga ma più speditiva in termini di transitabilità doganale. Come detto, stiamo andando a prendere il terzo rimorchio e poi da lì dovremmo trovare un altro mezzo dell'azienda per cui lavoro, e guidato da una ragazza, anche lei viene su con la configurazione che porta oggi Andrea è denominata B-Tripod, ovvero trattore stradale con 3 semirimorchi, 2 dei quali con cassa da 20 piedi e ralla incorporata sul telaio esattamente sopra gli assi, ed un rimorchio normale da 40 piedi che fa raggiungere l'intero attacco alla lunghezza di 36 metri. Ok, agganciato, adesso controlliamo le temperature e si parte. Direzione Charles Stairs. Hi Joanne. Hello, hi. I shared a few videos for our Italian friends. You've got something to say to them? I have. You're all excited about your trip north. I am excited. What about you? Yeah, very exciting. Are we ready to go? We are. All right. Let's get into it. Allora andiamo verso West. Ma torniamo da Luca. Buongiorno. Oggi, visto che abbiamo trovato la prima colonna per uscire da uno stato e per entrare in un altro, la prima colonna dovuta alle procedure doganali, vi spiego, insieme ai documenti normali che conoscono tutti, CMR e fattura, cosa serve anche per affrontare questi viaggi. Serve un carnet TIR, il tanto famigerato TIR dei giornalisti, e che è questa cosa qui. È un carnet TIR composto da un frontespizio che viene, con per ovvie ragioni ve ne mostro uno vuoto, perché è un frontespizio che viene compilato a mano, con il numero di targa e tutte quelle cose. Poi è composto da delle volée. Le volée, la prima bianca viene strappata alla dogana del paese d'ingresso, ovviamente è compilata, e la seconda viene compilata nel paese viene compilata nella dogana sempre dello stesso paese, però di uscita. A noi resta questo tagliandino qui, compilato dal doganiere con il timbro qua
timbro del canale è molto importante, perché se no un bel casino, non dimostri che hai transitato, ecco. Questo è il Carnet Tier. Insieme al Tier Carnet ci si serve o un permesso oppure un libro CEMT, che anche questo per ovvie ragioni vi mostro vuoto, libretto di viaggio, libro CEMT, praticamente viene compilato in ogni sua parte, c'è scritto l'inizio del viaggio, la località di carico, i chilometri, eccetera eccetera. Questo è molto più utile dei permessi, in quanto è riconosciuto in moltissimi paesi e è valido, diciamo, tutto l'anno, si vai molto più comodo. Si può viaggiare anche con i permessi per ogni singolo stato, diciamo mono uso, andata e ritorno. Spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione. La Convenzione sul trasporto internazionale di merci scortate da Carnet Tier, Convenzione Tier, è un trattato multilaterale che è stato concluso a Ginevra il 14 novembre 1975 per semplificare e armonizzare le formalità amministrative internazionali del trasporto su strada. Bene, bene, abbiamo agganciato, abbiamo controllato le temperature e adesso niente. Lei si ferma, che deve ancora mangiare, fare un quarto d'ora di pausa, io l'ho fatto qui e niente, io vado su, così non ci intralciamo, anche perché essendo pesanti, magari uno un po' più leggero dell'altro, ma un po' intralciare, qui non è che c'è una gran viabilità. Adesso c'è ancora al momento due corsie per senso di marcia, poi si restringerà una per tutto il viaggio, quindi è così. A dopo, ciao. In Australia ci sono tre tipi di normative sulle ore di guida. La standard, dove si guidano 12 ore con 7 ore di pausa al giorno e 24 ore settimanali di riposo. BFM, una certificazione che abilita l'autista a guidare 14 ore al giorno e 7 ore di pausa con 24 di riposo settimanali, oltre alla limitazione di 36 ore notturne a settimana. AFM, ovvero altro certificato che abilita l'autista a guidare 15 ore e mezza per due volte alla settimana non consecutive, con un riposo diurno di 6 ore o che può essere suddiviso in due blocchi all'interno delle 24 ore, in 5 più 3 o 4 più 4. Con questa ultima certificazione, l'autista può guidare fino a 12 giorni consecutivi senza riposo, dopodiché ne deve effettuare uno di 48 ore. Nella prima certificazione si possono guidare 144 ore a quindicina e 288 al mese, mentre nella seconda se ne possono lavorare 154 in una quindicina, riducendo la seconda per rimanere sempre nelle 288 mensili. Sì, sì, carino. Ma tu dove sei? Cosa vuoi che ti dica? Poi c'è questa voce narrante qua che mi mette i bastoni sempre tra le ruote. Scusa? Cos'è che avrei fatto io? Chi è sta voce qua? Sono la famigerata voce narrante. Ma come fai a sentire quello che diciamo? Io sento e vedo tutto. Oh, allora dobbiamo stare attenti, sennò va a finire male. Eh sì. Mi sa che non me lo dà più lo spazio qua. Sinceramente, avevo anche una mezza idea di darti uno spazio nel prossimo episodio, che tra l'altro sarà anche l'ultimo, ma ora ci devo pensare. Sa tanto che stavolta l'ho fatta un po' grossa. Dici? Ma vedremo, chi lo sa. Nel frattempo Luca è entrato in Turchia. Thank you.
Buongiorno. Siamo entrati in Turchia. Questo è il tratto di strada prima di Istanbul lungo la costa. Un po' troveremo anche il mare Egeo per la parte Grecia dall'altra Turchia. E ce ne andiamo verso Oriente. Eccolo lì, il mare, super fantastico. Siamo a Tekirdağ e quello è il Mar di Marmara, pezzo del Mare Egeo, una parte del Mare Egeo. Bellissimo. Navigatori di terra. Questo è secondo me uno dei momenti più salienti del viaggio. Ora attraversiamo il ponte che attraversa il Bosforo e i Dardanelli, ponte costruito a nord di Istanbul, spero che si veda bene. Da una parte c'è l'Europa che ora stiamo lasciando, dall'altra parte c'è l'Asia, documentato, diciamo in diretta, il cambio di continente. Eccolo qui, ponte sul Bosforo e Dardanelli. Stupendo. Il ponte dei martiri del 15 luglio, noto anche come ponte sul Bosforo, è uno dei tre ponti di Istanbul in Turchia che attraversano lo stretto del Bosforo e che permettono di collegare l'Europa con l'Asia. La sua lunghezza complessiva è di 1510 metri per 39 metri di larghezza. La distanza tra le torri, campata principale, è 1074 metri. Mi piace anche far notare che nel 2020 ci sono pochissimi trasportatori italiani che attraversano questo ponte. La stragrande maggioranza è attraversato dalla ditta Retina. Penso il 90% dei transiti italiani. Il ponte sul Bosforo era il quarto ponte sospeso al mondo per la lunghezza della campata. Quando fu completato nel 1973, era il più lungo al di fuori degli Stati Uniti. Eccoci qua, siamo in Asia. Navigatori di terra. Qui siamo già nella parte asiatica di Istanbul, i porti commerciali, questa zona, la zona industriale, diciamo a est, si chiama Dilovasi. Ci dovrebbe essere Pendik qua vicino, il porto dove partono le navi che vengono anche in Italia. Da qui lasciamo il mare e abbiamo solo neve e ghiaccio per un bel po' di chilometri. Questa è l'ultima volta che si vede il mare nel viaggio. Siamo entrati nell'outback del Queensland, lo stato dove vivo, e stiamo andando verso Roma, che si scrive e si legge esattamente come la nostra Roma in Italia. Come ben sapete, come è stato abbondantemente detto, abbiamo avuto dei grossi problemi con gli incendi. E mi ricordo una mattina mi sono svegliato, che non è una canzone, e sono uscito fuori e ho visto la foschia, non capivo che qui è stato. Quando sono uscito ho sentito
Insomma, un clima che non dà tregua, perlomeno gli incendi hanno cessato di fare danni. Qui siamo a Merzifon in Turchia. In questa città c'è il bivio: da una parte si va a sinistra sul Mar Nero, Georgia, poi si entra in Russia, dall'altra parte a destra si va ancora avanti in Turchia, diciamo Erzincan, Erzurum, la strada che va in Iran. Quando si parla di Iran, vengono subito in mente i racconti dei nostri predecessori che tra gli anni 70-80 hanno solcato tali latitudini alla volta del Medio Oriente. Sono 4 ore e un quarto che siamo partiti da quando abbiamo preso il terzo rimorchio. Adesso ci fermiamo un attimo, un pit stop veloce qui a Roma, in questa cittadina, dove controlleremo le temperature. Fa talmente caldo che l'asfalto sta quasi sciogliendo. Siamo nell'outback del Queensland. Sai, ieri sera abbiamo avuto un problema meccanico su in cima a un passo della Turchia, almeno 10, meno 12, meno 15 su in cima. Freddo, gelido, alle mani a chiudere le fascette così. L'abbiamo risolto in 20 minuti. Prontamente mi sono detto, sì, ho pensato fra me, ma guarda tu, se non era meglio stare a mangiare il pesce giù per la Romea, o ancora meglio stare a casa a mangiare con la moglie e i figli. E vabbè, dopo ti fermi, mangi il brodo caldo, passa tutto. E quando vedi certi posti, certi paesaggi, secondo me ti rendi veramente conto che è proprio bello il trasporto internazionale fatto a una certa maniera. Ripaga sicuramente di tutti i sacrifici che si fanno, secondo me. Fare il camionista non è semplicemente un lavoro, ma un vero e proprio stile di vita, come i camion del resto, che non sono un semplice oggetto di lavoro, ma molto di più. E quel più non si riesce a spiegare a chi non è del settore. A svolgere questo mestiere, in molti casi, si viene ripagato con qualcosa che va oltre al denaro, con il raggiungere determinate destinazioni, ambizioni e soddisfazioni, per esempio. Bene, la sali sono a posto, le temperature anche, qua fa caldo, abbiamo lasciato Roma, direzione Sprincio, sono circa 3 ore di strada, dove circa 2 ore e mezza saremo completamente senza telefono,
in questi casi qui, quando non hai copertura telefonica e sei in panne, generalmente qualcuno si ferma sempre e niente, spieghi che problema hai, cosa ti serve, dove sei, e poi il soggetto, appena copertura per telefonare, fa sapere che problematiche ha, insomma, dai, qui funziona così, e si fermano tutti. Quarto d'ora di pausa, ricontrolliamo le temperature, le segniamo e poi ci facciamo un caffè e proseguiamo. Segniamo le temperature e segniamo qui se ci dovessero essere problemi. Siamo a posto qui di 3. Compiliamo il libro. Adesso faccio il caffè, a dopo. Strano, era un Fiat in panne. Ecco qua, con un po' di fiducia siamo arrivati sul buono. Perfetto. Adesso dico una cosa che farà ridere a molti. In queste situazioni qua, accomunano moltissimo gli autisti, bulgari, turchi, quelli che vengono rieducati. Georgiani, armeni, si diventa tutti, non dico amici, ma insomma uniti per superare queste difficoltà. È un po' diverso che l'Europa, in cui siamo tutti neanche nazionalisti, ma tutto un odio uno contro l'altro armati, alla fine stiamo facendo veramente la guerra dei poveri. Questa è una mia riflessione. Nella parte finale del nostro viaggio ci sono due o tre salite, discese, strada non proprio bellissima. Bisogna aspettare, avere qualche indicazione dagli altri autisti. Hanno detto che è abbastanza buona, proviamo ad andarci. Buona giornata. E qui adesso iniziano le salite. Andiamo a vedere. Come diceva Eddie Merckx, in salita non ti puoi più nascondere. E dopo la salita, la discesa. E come cita il proverbio brasiliano, in discesa tutti i santi aiutano. La Georgia è uno stato sulle rive del Mar Nero, situato sulla linea di demarcazione che separa l'Europa dall'Asia, considerato dal punto di vista storico-culturale come appartenente all'Europa orientale, famosa anche per essere la terra natale di Stalin.
ed è arrivata anche la sera, ed è arrivato il buio. E tra poco, tra circa 6 km, mi fermo a far gasolio. E poi abbiamo l'ultima ora, un quarto, prima di arrivare. Questa è la strada dei trip di road train e di quad train, che sarebbero i road train con quattro rimorchi. Due pedali, due da 20 piedi e due da 40 piedi. Come dicevo prima, ogni strada, c'è cioè più dentro vai e più vedi i camion lunghi, per capirci. A far gasolio, siamo ad Emerald, da qui abbiamo ancora 2 ore e un quarto, abbiamo fatto circa 900 km più o meno, poi guardo, non sono sicuro. Riempiamo tutti e tre i rimorchi e il camion. Bene, gasolio fatto, adesso partiamo. Stiamo arrivando, dai, piano piano, verso le 10:10 di sera, quindi sera saremo lì. Di scambiare tutto, 10:15 parto, mezzanotte mi fermo dove ho fatto gasolio. Scambio effettuato, stiamo già tornando verso giù. Qua adesso sono le 11:10 di sera, quindi 22:50. Vado ancora un'altra oretta, un'oretta e 10 fino a mezzanotte, poi basta. Bene, giornata finita, 12:15. Siamo arrivati a 9 km da dove avevo preventivato di arrivare, quindi faccio la pausa qui, è una piazzola, e domani mattina si parte alle 6, faccio 6 ore di pausa e domani sera sono a Brisbane. Niente, questo è per quanto riguarda una mia giornata tipo, e niente. Grazie della compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao Andrea, buon riposo. Alla prossima. Thank you.
viaggio è finito, spero che vi siate divertiti e basta, ciao. Ciao Luca, grazie per averci documentato il tuo viaggio intercontinentale. Ed eccoci arrivati al termine di questo episodio di Italian Truckers. Se siete curiosi di vedere come si svolgono le giornate dei nostri amici, non perdetevi il prossimo video. Per evitare ciò, iscrivetevi al nostro canale e seguiteci alla pagina Instagram Italian Truckers. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!